TV Radicale Brindisi, 22 ottobre 2011, siamo con Sergio D'Elia, segretario dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, e ci troviamo a margine di una conferenza sulla giustizia e il carcere. Sergio, quali erano gli obiettivi di questa conferenza assemblea e qual è stato l'esito? Ma intanto l'obiettivo è di portare alla conoscenza, quantomeno attraverso i media salentini, dell'opinione pubblica del Salento, quelli che sono gli obiettivi della lotta dei radicali, di Marco Pannella, di Rita Bernardini, e cioè quella perché il nostro paese rientri, ripristini un minimo di decenza, oltre che di legalità, nell'amministrazione di quel fondamento dello Stato, di uno Stato civile, che è la giustizia, e della sua appendice carceraria, attraverso le proposte che noi stiamo portando avanti, ma non solo negli ultimi mesi o settimane. Ma citava Rita Bernardini nel suo intervento un documento degli anni 70, sempre su questi obiettivi. Quindi l'obiettivo è che i cittadini sappiano. Se i cittadini sono tenuti all'oscuro della realtà veramente criminale in cui si trova lo Stato italiano, la Repubblica italiana in quanto tale, per come si comporta nelle carceri oltre che nei tribunali, sarà difficile che poi la politica e il Parlamento accolgano l'appello accorato del Presidente della Repubblica, che ha detto una questione di prepotente urgenza rispetto alla quale la politica deve fare il suo corso, il suo dovere, per tentare di, appunto, ripristinare un minimo di Stato di diritto nel nostro paese. Quindi non so quali saranno i risultati, cosa racconteranno l'opinione pubblica pugliese le numerose testate televisive che oggi erano qui presenti. Però è chiaro che questa è una battaglia che si può vincere nella misura in cui i cittadini sono informati di qual è la condizione disastrosa dei tribunali e delle carceri del nostro paese. Sergio, in questi giorni c'è stata una polemica a Milano, e il consigliere comunale della lista Bonino Pannella, Marco Cappato, ha avanzato la tua candidatura per l'Ambrogino d'Oro. C'è stato il niet di Pisapia, il sindaco di Milano. Un tuo commento a questo proposito? Ma non è che io debba commentare granché su questo. Io fossi stato un elettore di Milano, se fossi elettore di Milano, sicuramente avrei dato il mio voto al sindaco Pisapia, per come io ricordo Pisapia, e cioè per uno dei soci fondatori di Nessuno Tocchi Caino, un giurista eccellente che ha fatto battaglie di civiltà insieme a noi, non soltanto sulla giustizia, ma anche per la condizione delle carceri, il carcere speciale degli anni 80-90, che poi è divenuto 41 bis, quindi io credo che per me era ed è, che non, ora non è che io debba dire che la mia opinione su di lui cambia per quello che poi lui ha dichiarato, ma su questo dirò subito, insomma, quindi avrei votato Pisapia e avrei giudicato Pisapia non per le sue dichiarazioni estemporanee, ma per come lui, da primo cittadino di Milano, avrebbe operato e opererà per una buona amministrazione della città. Quindi giudico Pisapia per i fatti. Credo che questa sua uscita, spero davvero momentanea, Pannella l'ha definita indecente, dall'eccellenza all'indecenza. Sì, dicendo anche, ho letto nel comunicato, anche che può essere stato un baleno il tempo di un attimo, no? Di rottura di continuità rispetto alla sua storia. Si augura Marco Pannella, giustamente, che non diventi questo attimo troppo lungo e diventi poi la sua natura. Certo che quella, io ero con Pisapia a Milano per la presentazione della giornata mondiale contro la pena di morte proprio il 10 ottobre, quindi diciamo 10-15 giorni prima queste sue dichiarazioni.
che mi hanno lasciato di stucco, essendo lui, conoscendo io lui, non un problema di rapporto, di amicizia, eccetera. Le battaglie sulla giustizia, sue, contro la pena di morte, sue, oltre che nostra, abbia, come dire, ceduto ad un riflesso, ma direi perbenista, conformista, no? di populista, no? C'erano vittime del reato che gli chiedevano: ma come, sindaco, c'è la candidatura di D'Elia all'Ambrogino d'Oro, lei tollera questa cosa qui? E lui, non so, avrebbe potuto dire cose che non in qualche modo offendessero la memoria delle vittime, ma anche l'identità mia delle persone. La mia storia è nota, sa Pisapia come ho vissuto negli ultimi 25 anni, l'impegno che ho avuto, e quelle affermazioni lasciavano pensare invece una sorta di pregiudizio, cioè il mio passato prevaleva, pregiudicava il mio presente, un passato di 2 anni violenti rispetto ai 25 anni non violenti che io ho attraversato insieme al Partito Radicale, la battaglia contro la pena di morte. Avrebbe potuto essere più all'altezza della sua storia, delle sue convinzioni, e credo che sia scivolato sulla banalità, sì, in questo senso indecente, del conformismo e del luogo comune, appunto, che Abele si difende, no? A prescindere dai diritti di Caino, cioè, quindi dovevano prevalere, eccetera. Proprio Nessuno Tocchi Caino insegna invece che il modo più giusto, più pulito, più creativo di difendere Abele è quello di salvaguardare i diritti, la dignità, ma non tanto di Caino, ma dello Stato, della comunità, che nel momento in cui deve fare giustizia, rendere giustizia a chi ha subito una grave perdita, come può essere vittima della violenza, eccetera, beh, pone una distanza, si distingue, no, nel modo di fare giustizia, dal comportamento violento di chi la giustizia l'ha negata, di chi l'umanità l'ha negata. Rivendicare la vittoria, semmai, no, della democrazia, della non violenza, dello Stato di diritto, che in qualche modo io un po' anche incarno per la mia esperienza, e non invece considerare un'offesa alle vittime il fatto che questa, riconoscere questa mia nuova vita, possa essere una sorta di cedimento alla violenza, al terrorismo di 30 anni fa. Insomma, io non ne faccio un caso, perché penso che sia stato il caso di un attimo, spero sia stato il caso di un attimo nella storia di Pisapia, che io confido possa appunto essere segnata dalla memoria sua delle cose che lui ha fatto professionalmente, ma anche come giurista, come costituzionalista, ma anche umanamente. Tribuna di Chiara ringrazia Sergio D'Elia, Roberto Mancuso da Brindisi, un saluto a tutti.